Ciao a tutti, io sono Mary Rose, questo è il mio canale e oggi siamo su un nuovissimo video. Allora, benvenuti, benvenuti in un nuovissimo video. Come state? Come avete passato queste feste? Io devo dire che le ho passate abbastanza bene, nonostante i decreti e tutte le cose che stanno succedendo, ma oggi sono qui per mostrarvi i miei regali di Natale. Voglio fare una piccola premessa. Vi mostro i miei regali di Natale solo perché voglio fare un video di intrattenimento. Non sono qui perché voglio vantarmi dei regali che ho ricevuto o perché voglio farvi vedere qualcosa che magari voi non avete, assolutamente. Io non sono questo tipo di persona e non lo sarò mai. Mi piace vedere questi video sui canali degli altri e quindi da quando guardo YouTube ho sempre desiderato farlo anch'io e visto che ormai da qualche mese a questa parte ho aperto sia un profilo di Instagram, che oltretutto vi lascio giù nell'info box, che un canale YouTube, ho detto voglio farlo, spero che le persone che mi guardano capiscano che è solo un video di intrattenimento e quindi bando alle ciance, io direi di iniziare subito con il video. Allora, vi mostrerò i regali random. Non c'è un regalo che ho preferito di più o un regalo che ho preferito di meno. Già quando qualcuno mi fa un regalo, che sia anche una cosa piccolissima, mi riempie il cuore di gioia sapere che qualcuno ha speso qualche istante della sua vita a pensare a me. Quindi prenderò le cose e ve le mostrerò così, proprio a caso. Allora, come prima cosa vi mostro i regali che mi hanno fatto le mie amiche. Non vi dirò i nomi o chi mi ha fatto cosa, vi farò semplicemente vedere i regali in generale. Come primo regalino ho ricevuto questi calzini di The Zenis che io adoro. Se non si fosse capito, il rosa è il mio colore preferito e la persona che mi ha regalato questi lo sa bene. Questi sono i calzini, hanno i gommini dietro. Quindi si possono utilizzare anche senza ciabatte, ma io sono troppo freddolosa e quindi li utilizzerò anche con le ciabatte. Comunque questi sono i calzini e mi piacciono veramente tantissimo. Poi il colore è spettacolare, sono morbidissimi. Comunque basta perché non posso perdere tutto questo tempo per parlare di un regalo. Poi andiamo avanti. E il prossimo regalo che ho ricevuto è questa tazza. Spero si possa vedere bene perché c'è ancora la plastichina davanti. È praticamente una tazza con su un gattino, con scritto miau, e sopra c'è la corona che praticamente si mette sopra e vi lascia il tè o il latte caldo. L'ho apprezzato tantissimo questo regalo, uno perché c'è del rosa, due perché c'è il gatto, tre perché io adoro bere il tè. Quindi grazie, grazie, grazie per questo regalo. Mi è piaciuto tantissimo. Poi andiamo avanti. Ah, volevo dirvi una cosa. C'è un regalo qui che non vi posso far vedere perché una mia amica mi ha regalato un panettone e devi sapere, cara mia, che io me lo sono già mangiata, quindi non posso farvelo vedere, ovviamente, perché è nel mio stomaco ormai. Però andiamo avanti. Un'altra mia amica mi ha regalato queste mascherine di Sephora, è una confezione che all'interno contiene tre maschere. Una è una maschera al frutto del drago, oltretutto sono buonissime, non so se li avete mai assaggiati. Una è una maschera per le labbra e questa qui invece è una maschera mattificante. Sono super super curiosa di provarle e poi la cosa bella è che c'è anche la loro bustina, sempre di Sephora, che è molto bella perché ha tutte queste pagliette, poi ha anche queste labbra molto molto belline e anche questo regalo, come tutti, è stato super apprezzato. Poi adesso vi devo far vedere un regalo che è bello pesante, quindi un attimo. Ok, ecco il regalo che mi hanno fatto. Praticamente questo è un bagnoschiuma della Perlier. Non so se conoscete questa marca, ma penso di sì. E questo bagnoschiuma, che se potete vedere è più grande della mia faccia, non so quanti grammi. Ah, è 3 litri. 3 litri di bagnoschiuma perché la mia amica aveva paura che lo finissi, allora ha detto: senti, sai cosa? Te ne regalo 3 litri. Comunque, io adoro questi bagnoschiuma, sono veramente veramente buoni. Adoro il profumo di questo, poi è rosa, quindi ormai avete capito. E lo adoro. Ho già iniziato ad utilizzarlo. In realtà, infatti, è un po' andato giù, ma penso che non lo finirò neanche nel 2021, anche perché a me piace alternare i bagnoschiuma, quindi non lo so, non lo vedrete nei video preferiti del prossimo mese, questo è poco ma è sicuro.
Poi un altro regalino che mi è stato fatto è questo mascara della Maybelline, Ciglia Sensazionali. Non ve lo apro perché ho veramente troppi mascara aperti, però super apprezzato, un mascara non fa mai male e questo qui secondo me deve essere veramente veramente valido, soprattutto perché la mia amica che me l'ha regalato ha delle ciglia spettacolari, quindi spero che le faccia con quello, così magari ce le avrò anch'io. Poi il prossimo regalo è questo cofanetto di Collistar che all'interno contiene un mascara e una matita occhi nera e anche questa pochette nera in pelle, sembra. Anzi, apriamola. È molto molto bella questa pochette. Guardiamo quanto è lungo, ok. Aiuto. All'interno abbiamo una matita che devo dire che è un po' piccola e il mascara di Collistar. Anche in questo caso non lo aprirò per lo stesso motivo che vi ho detto prima, però appena lo proverò sicuramente vi farò sapere. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere che cosa mi ha regalato la mia sorellina, che poi sorellina non è perché è più grande di me, però dettagli. Allora, per iniziare mi ha regalato questa borsettina di prima classe che mi piace tantissimo, è effetto camoscio, ma è il colore che mi piace veramente veramente tanto, è piccolina come piacciono a me perché a me piacciono le borse piccole e all'interno presenta la sua catenina dorata. Questa qui è stata super apprezzata anche perché io l'avevo già vista da lei, mi piaceva e a lei ha pensato bene di prendermela di questo colore stupendo. Poi andiamo avanti e mi ha preso queste ciabattine che sono delle infradito però fatte a ciabatta che quando le vedo mi viene in mente tipo le spa. E lei secondo me me l'ha regalato perché pensa che io mi debba rilassare un po', non lo so, e penso sia proprio questo il motivo per cui me le abbia regalate, ma sono veramente belle, lei sa poi la mia passione per il rosa. In realtà penso che tutti al mondo sappiano la mia passione per il rosa e quindi non contenta di avermi regalato quelle ciabattine rosa, mi ha regalato questa felpa che io spero entri nell'inquadratura con questo gattino spettacolare. Io amo i gatti, ma la cosa bella sono le orecchiette che ci sono sul cappuccio. Io penso che questa diventerà la cuffia, la maglia, la felpa della mia vita. Troppo troppo bella, grazie. Poi invece la sorella del mio ragazzo è impazzita e mi ha regalato il Nintendo Switch. Io ho una passione sfrenata per i videogiochi. Io gioco a The Sims praticamente tutto il tempo della mia vita e così all'improvviso mi è venuta voglia di giocare alla Nintendo, era tantissimo che non ci giocavo. E quindi parlandone con la mamma del mio ragazzo ho detto che mi sarebbe piaciuta e che me la volevo prendere. Però poi ho pensato, ma no, ma dai, cosa la compro a fare? Non intendo, ormai ho 25 anni. E invece, eccola qua. È stato super apprezzato questo regalo, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di accenderla e di provarla. Oltretutto insieme a questa mi hanno regalato anche Crash Bandicoot da giocare con la Nintendo e io lo amo perché mi fa venire in mente quando ero piccola e giocavo alla PlayStation, però a parte questi ricordi, grazie, grazie del regalo, mi piace tantissimo. E poi la cosa bella è che io ormai non ho più scuse per non allenarmi perché questo Nintendo qui ha il Ring Fit, praticamente serve per allenarsi, quindi io non avrò più scuse. Grazie, e adesso mi dovrò mettere a dieta e iniziare ad allenarmi. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere che cosa mi ha regalato la mamma del mio ragazzo, invece. Mi ha preso questi leggings di Jadea, penso si pronunci così la marca, non ne ho idea. Mi piacciono tanto perché cioè sembrano quasi dei pantaloni, ora non ve li faccio vedere perché tanto non si capirebbe niente, ma sono dei leggings che sembrano dei pantaloni e visto che io per il lavoro che faccio devo vestirmi sempre elegante, ho detto, sai che io provo a mettermeli, sono comodi, sembrano dei pantaloni, sono belli aderenti, tanto io ho sempre la giacca su che è lunga, quindi non si vede niente, quindi super super apprezzato. Vi faccio vedere poi un altro regalino che mi ha fatto la sua mamma ed è una cosa di prima classe, io adoro questo brand, è secondo me bellissimo e mi ha preso una mascherina super super apprezzata, è veramente molto molto morbida e poi è fatta benissimo. Io adoro proprio questo
questi dettagli che ha prima classe di del mondo, del mappamondo, bellissima, bellissima, mi è piaciuta tantissimo. Poi invece c'è anche un altro regalino che mi ha preso la nonna del mio ragazzo ed è un pigiamino, ve lo faccio vedere così perché non vorrei che mi cadesse. Il pigiamino è questo qui, anche questo è rosa, ovviamente, è super super morbido ed è stata veramente troppo carina la sua nonna farmi il regalo, che è stato veramente apprezzato perché io ho diverse passioni, oltre ai videogiochi, il tè, il rosa e i gatti. Un'altra mia grande passione sono i pigiami. Se fosse per me, comprerei solo pigiami. Penso di avere una malattia e la chiameremo la pigiamite. Ora andiamo avanti, vi faccio vedere dei pensierini che mi hanno preso i miei genitori e poi un regalo che lascio per ultimo, ma perché veramente cioè, non me lo aspettavo, quindi voglio far rimanere sorpresi anche voi. Uno dei pensierini che mi hanno preso è questo, che poi non so come chiamarlo. Questo, non gli daremo un nome, che praticamente ha dei cassettini che si possono estrarre e io questo lo metterò in bagno. Aveva anche su il pezzo con lo specchio che ho già messo in bagno e che ora non andrò a prendere. Poi mi hanno preso un completino intimo, anche loro dello stesso marca, dei leggings, che però non vi farò vedere perché mi vergogno, vi dico la verità. Anche il mio ragazzo mi ha regalato dei completini intimi, però per lo stesso motivo, mi dispiace, ma non ve li mostrerò. Ma andiamo avanti, vi faccio vedere l'ultimo regalo che mi è stato fatto dai miei genitori e dal mio ragazzo. E io non so veramente che cosa dire perché mi hanno regalato il nuovo iPhone 12 Pro. Io non me lo aspettavo per niente, sono felicissima, anzi, anzi, anzi. Guardate che adesso ve lo mostro perché l'iPhone è questo, non ho ancora iniziato ad usarlo in realtà. La colorazione è questo qui che è blu navy, spero si veda, ma è veramente bellissimo. Non ho ancora iniziato ad utilizzarlo perché devo metterci la pellicola, la cover, poi devo passare ancora tutte le cose. E voglio dirvi una cosa, io ho un iPhone 8, che è questo qui, e non sono una persona che cambia iPhone ogni volta che esce, anzi io questo qui ce l'ho da 4 anni, ormai era arrivato alla frutta, volevo cambiarmelo da sola il mese prossimo perché volevo aspettare il 2021 per comprarlo, ma il mio ragazzo e i miei genitori hanno deciso di anticipare questo evento e di regalarmelo loro, sono super felice in realtà di tutti i regali che ho ricevuto, non solo dell'iPhone, perché alla fine, come vi ho detto prima, non è tanto quello che uno ti regala, ma è il fatto appunto proprio che ti fa un regalo. Ma comunque vi volevo dire, prima di entrare nel sentimentale, che volevo provare, fatemi sapere se è un'idea che vi può piacere, a registrare dei video con l'iPhone 12 Pro, perché dicono che la telecamera sia la rivoluzione dei telefoni e quindi che fai? Non la provi? Ovviamente sì. Non penso che farò qualche video di make-up perché per quello voglio una risoluzione più alta, anche se devo dire che la mia macchina fotografica ha una risoluzione secondo me più bassa di questo telefono. Quindi non lo so, proveremo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Anzi, fatemi sapere voi che cosa avete ricevuto per Natale qui sotto nei commenti e mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!